Allora, amici di TV Violar, buonasera ancora. Abbiamo qui con noi il grande sponsor. Come sponsor? No, è sponsor. Svans questa sera non si è visto. Il grande sponsor reduce dal match con Scazza. E naturalmente sponsor va molto di corsa, per cui abbiamo i secondi contati, come al solito. Lui c'ha sempre qualcuno che lo aspetta. E qui abbiamo un Fantomas. E allora, sponsor, dai, in arrivo anche il tuo avversario. Per cui possiamo fare un'intervista congiunta. Allora, adesso che è finita la partita, quella mezz'ora di discussione. La palla, se si abbassa, può essere anche che ha toccato il fuori della riga. Sotto dove c'è la terra, che non è obbligatorio che tocchi la riga per abbassarsi. Sì, ma allora non lascia tu il segno. Non puoi dire un punto da una parte e 10 cm dall'altra, le cose. Il punto va fatto vedere. Non ti puoi scegliere il segno che preferisci, però va bene. La palla è rimbalzata qui e tu fai vedere dove hai rimbalzato la palla. Fatto il segno, l'hai visto pure tu. Beh, diciamo che non sei stato particolarmente determinato, però bando alle ciance e alle discussioni. Però bisogna anche dire che io mi ricordo che l'avversario ha detto una volta, testuali parole, in campo mio chiamo io la palla, giustamente sono arbitro della partita. Quindi lui, avendola chiamata fuori, giustamente tu dici, ok, l'hai chiamata fuori. Invece, diciamo che c'è stato un po' di pressione. La tua chiamata, gli ho detto. No, ho detto che lui probabilmente si è sbagliato, nel senso che potrebbe aver fatto vedere un segno che era a distanza di 40 cm dove la palla era atterrata. Io l'avevo vista perché ero a rete. Quindi se uno a fondo campo manco discute, e veramente ragazzi, abbiamo in arrivo via satellite le nuove leve, Pietro Santino, il prossimo numero uno della classifica ATP. Sotto lockdown è più forte, è più forte del padre. Non c'è dubbio. Pietro Santino è più forte del padre. Quanto ti ha dato, Adrià? Quanto ti ha dato stasera? Dai. Parità, tre pari, i punti più belli ha fatti lui, però qualche fallo, quindi alla fine parità mi sembra risultato. Insomma, te la sei cavata, eh? Ancora sei mesi e non c'è più chance. Un paio d'anni e poi tocca. Vabbè. Diamo una voce a Sponsor che sta per scappare. Dai, Sponsor, sì. Raccontaci del tuo match, dai, rapidamente. Sta controllando i suoi investimenti o sta chattando su Tinder, non lo so. Volevo sapere il mio match, come dire, contro un ottimo Bruno Scazzocchio è stato un po' complicato, diciamo che poi io e la mia psiche da colibrì, come spessavamo definirla, sul primo set 2-1 per Bruno, palla del controbreak, per cui per andare su due pari dal campo a fianco arriva una palla che interrompe il gioco, sul punto vinto 90 su 100, mi sono un po' innervosito e quindi il primo set è andato via così, secondo set abbastanza solido, dopo alla fine chiaramente il lavoro ai fianchi di Bruno ha pagato Bruno. Però devo dire un pacione anche in versione mental court. Tu lo sei l'uccello sbagliato, perché invece di fare il colibrì fai il picchio, picchia con la palla, non tira sempre così, tira, no? Fai il picchio, non il colibrì. Io penso che Luca abbia detto la cosa vera, cioè per quanto gli voglia bene, per aiutarlo mi sento in dovere di dire che non è questa l'interpretazione della partita. L'interpretazione della partita è che lui fa quello che piace a me, cioè fondamentalmente fa il mio gioco. Ma lui fa quello che piace a molti. Quindi se lui fa il mio gioco è evidente che anche se io gioco male, e oggi ho giocato male, vinco facilmente. Sì, devo dire che per quello che ho potuto vedere io alla fine del secondo set, nel primo non l'ho visto, alla fine del secondo set, Sponsor ha fatto di tutto per metterti a tuo agio, però insomma sì, devo dire che insomma... Allora adesso faccio una battuta. Pronto? Sono arrivato qui con il racconto di altri che dicevano che Andrea fosse molto migliorato. Confermo. Effettivamente è molto migliorato, perché l'altra volta aveva perso 6-1-6-3, questa volta ha perso 6-1-6-4. C'è un miglioramento notevole. No, diciamo. Sto scherzando, ovviamente. No, ma bisogna vedere anche perché Sponsor è migliorato. È vero il punteggio, ma non è vero quello che ho detto, nel senso che però, pur essendo secondo me molto migliorato rispetto all'altra partita, lui non deve fare il gioco dell'avversario. È questo il fatto, cioè lui è migliorato molto. Lo farà quando capirà che deve fare esattamente il contrario di quello che sta facendo l'avversario. Sì, ha cambiato totalmente il gioco, diciamo prima. Sì, ma con me non è più a non sbagliare. Però secondo me devi continuare a forzare, Andrea, mi permetto, non devi rinunciare, perché sì, tu hai fatto il gioco mio. C'hai i numeri, io tagliavo e tu ritagliavi. No, non l'ho vista, sto parlando in generale, ci mancherebbe. Ma il dritto l'hai giocato poco, però, cioè, non hai capito, il dritto non ti fa vincere la partita se lo giochi una volta in un set. Ma io per quello che ho visto uno Sponsor
che ha giocato con Bruno, come giocava alcune palle tutte liftate un po' a Labini, quelle che mettono in difficoltà me ma non mettono in difficoltà Bruno, è questo l'errore di Spons. Per cui per questo abbiamo Spons e non Svans stasera, perché è riuscito il cuore di Colibrì. Però in verità un pochino di tensione lui ce l'ha avuta soltanto nel game decisivo, che era quello in cui serviva sul 4-5. Lì sul 15-30 ha fatto doppio fallo, effettivamente questo ha dimostrato una certa, diciamo, fragilità. Però in realtà durante la partita non ha avuto questa fragilità, ha proprio sbagliato tattica. Ha sbagliato tatticamente. Vabbè, ma Spons. Vi vogliate bene, vi bacio, vi auguro buon fine settimana. Comunque, volevo dire che la prossima settimana è impegnativa, perché sarò mercoledì match con Anelli e sabato match con Denchenko, a quale siete tutti invitati, soprattutto in veste di arbitri. Scusa, mercoledì tu giochi con Anelli? Sì. Che ora? 21:23. Sei della Roma? Ma solo io non so mai con chi gioco, cioè, ormai Adriano, ragazzi, guarda, ho pochi secondi di satellite. Farò un appello a tutti, sabato prossimo 14-16 giocherò con Demchenko. Si cerca un arbitro. Vuoi fare 12-14 con me prima? Va bene, amici di TV Vialar, il satellite ci sta lasciando. Buona serata a tutti e alla prossima. Complimenti a Scaz. Pancioni qui ha giocato senza fare match e Adriano ha preso le sberle dal figlio. Benissimo, tutto secondo programma. Buonanotte a tutti. Ciao.